Luca Galli, presidente del Teatro Sociale, una stagione particolare, una stagione intensa con prosa, musica, novità e che vuole coinvolgere le scuole e un pubblico da formare, quello dei giovani. Sì, dopo questi anni sfortunati, questo è un anno di riavvio appieno dell'attività, ma soprattutto l'obiettivo che noi abbiamo quest'anno è quello della formazione e creazione di un nuovo pubblico del teatro, un pubblico legato alla città, ma anche che pesca al di fuori di quelle che sono le mura poi della città di Busto Arsizio. E il leitmotiv è il coinvolgimento, la possibilità di espressione, soprattutto dei giovani che quindi avranno la possibilità di non solo assistere agli spettacoli, ma di partecipare alla Di creazione lavorarci. degli spettacoli. Quindi questa è la vera innovazione di quest'anno che poggia sui grandi temi della lirica e della prosa, che già hanno avuto modo di sperimentare questa modalità con successo l'anno scorso. Senta, e anche abbonamenti che diciamo cercano di incentivare la partecipazione dei giovani come pubblico, quindi che favoriscano un po' la loro presenza. Sì, per la prima volta avendo la possibilità di programmare una stagione di questo tipo, abbiamo introdotto delle formule che permettono, a dei costi molto accessibili, di assistere a un elevato numero di spettacoli, quindi con un'attenzione particolare ai giovani che vi potranno accedere a prezzo veramente molto calmierato. Ultima cosa, il sociale si rinnova, ci sono previsti dei lavori, non solo più la Buca 2.0, abbiamo detto, è praticamente pronta, ma ci saranno delle innovazioni nell'atrio, il teatro si dà, come dire, dopo Sì, 100 anni uno smalto nuovo. oltre diciamo ad alcuni lavori estetici, abbiamo completato anche una serie di lavori che riguardano la sicurezza, quindi con l'installazione delle nuove serrande antincendio sull'impianto di riscaldamento, quindi il teatro è perfettamente a norma, quindi presenteremo a settembre la nuova scia antincendio con una serie di innovazioni molto importanti per la sicurezza del pubblico.